Lei è tremenda, lei è tremenda. Dammilo quella lingua spennella. E quella, questa lei vuole apis. Questa è tremenda, bello, lei è un minimo di cose. Capito, lei la vive per me. A me piace ridere il Milino quell'altro vecchio, madonna ragazzi. Ora stava... Ora fa stare le vie di fatto. Guarda che agosto lo dovevamo tenere lontani, se cani. Staremo attenti. Vabbè, ma secondo me lui ancora non ce l'ha fatto. Eccolo, tu bello. Agosto ce l'ha fatto. Rippettino. Oh, bello, agosto mica gliela fai fare, lo sarà detto a febbraio. Sarà detto a febbraio? Mica gliela fa fare agosto, vero? Non so, sono finito i lavori. Avevo in mente. Però dopo, ora, però dopo mi dispiace via, perché mi tocca darli via, mi ci affeziono, ma penso. Tieteli tutti. Mi tengo così. Cazzo. E giro tutti i costi. Te lo immagini. Ma senti, sai che ti frega? Ma scherzi. Già lì difficile uno da gestire. Se fosse quando si tratta. Però, no, se, tieni, se li do però a persone fidi dell'entourage, persone fidate. Latte però, li lascia la mamma un po'. No, almeno due mesi e mezzo tutti. Almeno due mesi e mezzo, anche tre. È a posto, dico, mica può dar via che devo. Lui aveva 55 giorni quando ho preso. Sì. Lei due mesi e mezzo aveva. Beh. 30, 60, 75 giorni aveva. Lui non la mamma gli avevano. Ma perché gliela portarono via sta mamma? Perché la mamma non gli aveva? No, dopo un po' lui voleva spezzare per dargli il più e cominciare a dargli la carne, capito? Ma perché? Qual era la motivazione? Perché così gli dava subito. Sì, insomma, allora sta un po' spesso. Guarda. Beh, abbastanza. Te la distrai, Dario. E mi dico molta, però scivola, vedi. Vai, Milo, vai. Che capirai? Vai. Non capisce, capito, tra cani. Tra cani si capisce. Milo dovrebbe andare con Luna, la sua un'altra vestita. È tanto la vedo, no? È come lui, la Luna. Sì, sì, è più grande proprio. E perché non combini Pateracchio con la Luna? Non vuole la Francesca, vuole. Deve trombare. Ma perché? Frega a me, perché c'è un testicolo solo, si riperpetua il difetto genetico. E pazienza. Non ce ne frega niente. Ma poi non è mio un grande difetto, mica voglio dire. Dobbiamo fargli la cosa. Non è mio un grande difetto. Ma ci fa tutte femmine. Poi perché? Per non fargli avere difetto? Così rimane la razza purissima, chi se ne frega? Se c'è un coglione solo, vero? Mi? No, no. È rimasto un pochino dentro, se lo sapete. Che c'è? Ma ne sta tutto. Dario, telefona alla Francesca. Digli che domani... No, telefona gli te, adesso parlo così, dai, su tutto tappato. Dagli il telefono a papà, vai. E dagli il telefono è lì, dagli il numero alla Francesca. Così prendi appuntamento te domani. Ha detto di andare a qualunque ora. Ma beh, lo dice, ma se c'ha già gli appuntamenti. Dove dire sto filmino? Vogliamo a gruppo di famiglia in un interno. Allora, 055 33 29 58. Madonna, la luce mi sa leggeva, ha distrutto. Va. Vedo la fisca, sta fioritura. Vedi, moli, vedi, moli. Deve andare però, perché è in cima là la macchina.